Ciao divette, ciao divetti, benvenuti in un nuovo video. Perché sono qui stravaccata sul divano con abbigliamento casalingo, vedete? Sono proprio vestita da casa, questo è il mio look. E no, però vi faccio vedere anche la pantofola. Cioè, la pantofola parte del look, vedete? Perché sono vestita così da casa? Perché oggi è il primo giorno di quarantena per tutta l'Italia. Quindi ragazzi, benvenuti in questa nuova serie di video che si chiamerà Coronamas e che pubblicherò quasi tutti i giorni, il più possibile, insomma. In quanto io voglio tenervi compagnia durante questo periodo di forzato isolamento sociale, perché so che voi avete bisogno di compagnia, so che qualcuno di voi magari è un po' sotto pressione, un po' in ansia per questa situazione che stiamo vivendo. E quindi io, come anche altri influencer, altri youtuber, ho deciso, insomma, di tenervi compagnia. Anche perché io stessa sono molto libera in questo periodo perché mi hanno chiuso la palestra. E anche se adesso sto vedendo, capendo se magari è possibile fare delle lezioni private, cose del genere, ma non lo so, ragazzi, la situazione mi sembra abbastanza pesante e insomma anche io sono costretta a questo isolamento sociale che a me non cambia molto, nel senso che l'unica cosa che cambia nella mia vita è che appunto hanno chiuso la palestra e che non posso fare viaggi di lavoro. O meglio, li posso fare i viaggi di lavoro perché è consentito spostarsi per lavoro, ma dato che i miei viaggi di lavoro sono principalmente in zona Milano, per il momento non ci sto andando proprio per non avere rischio di contagio, perché voi sapete che la Lombardia è la zona focolaio, insomma, quindi per il momento sto qui. Poi vedremo se la situazione migliorerà nelle prossime settimane e riuscirò magari anche a fare un viaggio di lavoro a Milano per fare i miei video, insomma, lì. Comunque, allora, come io sto vivendo questa situazione? Ragazzi, allora, io non sono per niente turbata, cioè a me questa situazione non fa né caldo né freddo, nel senso non sono preoccupata, non ho nessun tipo di paura, non sono spaventata, in sostanza fotte sega, cioè non proprio fotte sega, nel senso che comunque bisogna fare attenzione, io non mi voglio ammalare per prima, ovviamente, quindi sto ben attenta a non prendermi malattie, però insomma diciamo che non mi turba questa situazione, ci vuole ben altro per smuovermi. E insomma, anzi, un po' mi esalta, mi affascina l'idea che sembra un po' di essere in un film apocalittico, in un film di zombie, in un film, sì, sembra veramente di stare in un film. E la cosa mi eccita un po', no? Mi eccita, perché comunque è veramente assurdo, cioè mi rendo conto dell'assurdità della cosa. Però ragazzi, non ho nessuna paura, zero paura, zero. E non dovreste avere paura nemmeno voi, perché comunque ci sono ad esempio dei miei amici che invece hanno ansia, stanno male, addirittura alcuni che si prendono magari gocce per l'ansia e magari non stanno neanche in Lombardia, per dire, no? E io credo che questo sia sbagliato, ragazzi, perché non bisogna avere paura di qualcosa che non si sa se ci capiterà. Forse sì, forse no, ma nel dubbio non abbiate nessun tipo di timore. E io sono la prima che se io mi ammalerò, tra l'altro io sono appena rientrata da un viaggio
in Puglia e ho preso l'aereo e tutto, quindi boh, cioè, potenzialmente potrei essermelo preso. E quando starò male, se starò male, sarò la prima a cagarmi sotto, la prima a piangere nelle storie Instagram probabilmente. E però al momento non me lo sono ancora preso, quindi fino al giorno in cui non me lo prendo non avrò nessun tipo di paura. Poi una volta che ci si ammala è normale avere paura, è normale cagarsi sotto, ma teniamo anche sempre conto che noi giovani rischiamo veramente pochissimo. Tuttavia, anche se non c'è da avere paura oggettivamente, non va neanche bene non prendere precauzioni, perché anche se io non ho paura, non vuol dire che devo andare ad assumere comportamenti che possono in qualche modo mettermi a rischio. Io non voglio essere messa a rischio, non voglio ammalarmi, perché anche in noi giovani questo virus può provocare la necessità di terapia intensiva, perché può provocare anche nei giovani grandi polmoniti. Cosa cambia tra giovane e vecchio? Cambia che il giovane al 99,9% dei casi sopravvive, anche se finisce in terapia intensiva, anche se viene intubato. Però io sinceramente non ci tengo per nulla a finire intubata per non si sa quanti giorni in coma farmacologico per un virus di merda, non ci tengo particolarmente, e per questo motivo faccio in modo di non prendermi questo virus. Pensiamo a noi stessi prima che agli altri, perché qualcuno dice: no, pensate agli altri, non uscite, non andate a diffondere il virus. Però non ci si può dire pensate agli altri quando siamo i primi a dire tanto muoiono solo i vecchi. Dobbiamo invece ragionare proprio egoisticamente, perché io credo nell'individualità, io sono una persona che pensa solo a se stessa e quindi penso a me stessa, penso a me, non mi frega un cazzo se degli altri, penso a me, perché penso io, Alicia, la diva del tubo, non mi voglio ammalare, poi il resto del mondo può fottersi ragazzi, ma io non mi voglio ammalare. Di conseguenza cosa succede? Che se io non mi voglio ammalare, tu non ti vuoi ammalare, l'altro non si vuole ammalare e stiamo tutti chiusi in casa a comunicare tramite video, a farci le stories, a guardare i video degli altri, e succede che di conseguenza salviamo anche il resto dell'umanità. Conseguenza del salvare noi stessi è anche salvare il resto dell'umanità a chi dovesse interessare, insomma. Comunque, a parte il cinismo, ragazzi, cercate di evitare di ammalarvi. Anche perché io non voglio che i divetti e le divette stiano male, non possono guardare i miei video, non possono guardare le mie stories, eccetera, tantomeno gli schiavi che sganciano il cash, no, quelli ragazzi devono sopravvivere assolutamente, oppure fare un'assicurazione sulla vita in modo che se non sopravvivono io incasso. Comunque ragazzi, al di là di questo, questo provvedimento così aspro è stato preso perché in giro ci sono delle teste di cazzo che non so come possano essere così incoscienti da andarsene a fare l'aperitivo ai Navigli la sera di domenica in piena emergenza coronavirus, per non parlare di quelli che se ne sono andati al mare in Liguria di pomeriggio. Ma io dico, ma che cazzo vai a fare al mare a marzo? Cioè, ma che cazzo va al mare a marzo, ragazzi? Ma perché andate al mare a marzo? Cioè, a me che mi frega di andare al mare? Se poi però è marzo e comunque non è che posso andare a farmi il bagno e stare sotto l'ombrellone. Cioè, perché comunque non fa così caldo, non ci sono gli stabilimenti. Cioè, quindi che cazzo vado a fare al mare? Che cazzo vado a fare al mare a marzo? Cioè, andatevi, cioè, a maggio, a giugno, ancora, ma neanche tanto, perché dipende. Cioè, al mare, a marzo, al mare, non so veramente che cazzo ci siate andati a fare. E quindi, insomma, per via di tutti questi mongoloidi che se ne sono andati a spasso liberamente,
Il bonazzo presidente Conte, che è veramente un bonazzo, ragazzi, ha ben deciso di segregarci tutti, di segregarci in modo molto, insomma, è stato molto serio. Cazzo Conte, Conte, Conte ha il suo perché. Conte è veramente un bell'uomo, ragazzi. Conte è proprio un bel daddy. C'è proprio un bel daddy, quindi ascoltate Conte, ascoltate cosa vi dice, state in casa, eccetera. Questo non vuol dire, poi ovviamente ci sono i coglioni. Cosa fanno i coglioni? Vanno a fare la spesa di notte dopo che Conte ha detto che ci sarà la quarantena, ma che potremo comunque andare a fare la spesa. Questo perché, ragazzi, perché nonostante la quarantena possiamo uscire per andare a fare la spesa, per andare a lavorare, chi lavora fuori casa, e per fare le cose a noi necessarie. Ci possiamo andare. Non è che se usciamo dalla porta troviamo l'esercito che ci spara, ragazzi. Cioè, è una misura preventiva per fare in modo che usciamo di meno e che non andiamo a farci gli aperitivi ai Navigli con furore. Però possiamo andare a fare le nostre cose, le nostre esigenze, le nostre necessità. Possiamo farlo tranquillamente. Magari ci sarà una pattuglia che ci ferma per strada e ci chiede dove andiamo. Magari, ma non è neanche detto che sarà così. Quindi ragazzi, cioè, potete anche stare tranquilli, evitare di sovraffollare i supermercati prendendovi il virus e diffondendo il virus, perché quelli sono i modi migliori per ammalarsi, e fare la vostra vita tranquilla. Prendetevela come una vacanza in casa, in cui potete stare a casa, riposarvi, guardare i video, guardare Netflix, quindi serie su serie su serie su serie. Potete fare il pieno di serie e rilassarvi e prepararvi a quando questa emergenza sarà finita e saremo tutti più pieni di voglia di vivere. Tranne me, che io continuerò ad essere asociale e quindi ad uscire il meno possibile, perché quello che io già faccio è uscire il meno possibile. Proprio nella mia vita di asociale io esco, insomma, pochissime volte. Perché, ragazzi, è così, io odio tutti, cioè, odio tutti, quindi cerco di evitare di uscire la sabato e la domenica quando c'è più gente in giro, cerco di uscire in orari in cui c'è poca gente in giro, se posso resto a casa, insomma, se sono fuori città per lavoro, quindi sono in giro, però, comunque passo il tempo negli hotel. Io sono quella che quando viaggia passa il tempo negli hotel. Però di sera mangio e vado a dormire, non è che esco di sera per andare nei locali. Che schifo, con l'umanità che trasuda virus e batteri e sudore, cioè, tutto ciò fa schifo sempre, ragazzi, non soltanto in emergenza corona. Se tutti fossero come me, nessuno si sarebbe ammalato, sarebbe stata un'epidemia contenuta in modo totale. E niente, ragazzi, comunque io smetto di parlare per ora. Vi chiedo di lasciarmi nei commenti qualche richiesta video, così nei prossimi giorni vi posso caricare dei nuovi video che voi stessi mi richiedete. Potete anche farlo su Instagram nella casellina dei Coronamas, in cui vi ho chiesto appunto di scrivermi delle richieste video che farò appunto nei prossimi giorni. E con questo vi saluto, buona quarantena a tutti, ragazzi, godetevi questo periodo di pace, di fare un cazzo a casa, di stare sul divano, di guardare Netflix e i video. E noi ci aggiorniamo nei prossimi giorni.